Buongiorno a tutti e bentornati sull'Italian Maker. Nel video di oggi andremo a fare l'unboxing e prime impressioni di una lente che abbiamo acquistato da accoppiare alla Fujifilm X-T4 che abbiamo appena recensito. La lente in questione è il 56 mm f1.2 della Fujifilm, appunto. Andiamo ad aprire la scatola. Ok, apriamo la nostra scatola e vediamo cosa troviamo all'interno. Un pannetto per pulire la lente, abbastanza grosso, di un bel materiale, ben fatto. Soliti librettini, istruzioni garanzia, ma andiamo a vedere cosa c'è sotto. Troviamo un paraluce, le dimensioni direi generose rispetto alla lente. Poi passiamo alla lente vera e propria. Ed eccola qua, 56 mm f1.2 in tutto il suo splendore. Allora, come possiamo vedere, la ghiera dei diaframmi è molto molto fluida, gira bene senza impuntamenti, così come la ghiera del fuoco che è di tipo continuo, quindi non ha uno stop, gira sempre anch'essa molto morbida. Passiamo alla lente frontale che ha un diametro di 62 mm, un bel pezzo di vetro. Sul retro troviamo la baionetta in metallo, ma manca la gommina prote di protezione che lo rende tropicalizzato, che invece è presente nel 23 mm f2 che abbiamo recensito in fase di unboxing con la X-T4, ma nonostante questo è comunque una lente ben costruita e molto robusta. Le dimensioni sono sufficientemente compatte, specialmente per la luminosità di f1.2, molto raro da trovare su lenti perché è una luminosità da lente premium. Nonostante questo, il peso è di solamente 405 grammi, quindi rispetto alla concorrenza per full frame, ovviamente questa è una PSC, la lente è più piccola, ma rimane comunque molto leggero per questa luminosità così elevata. Col paraluce montato diventa un po' ingombrante, ma senza invece l'obiettivo si presenta compatto, solido, ben bilanciato sul corpo macchina e dà una sensazione di costruzione molto solida e robusta. Ora andiamo a fare qualche scatto comparativo testando la morbidezza del suo bokeh, dello sfocato posteriore, a tutta apertura e man mano chiudendo il diaframma per andare a vedere come cambia lo sfocato, ma specialmente come cambia la nitidezza. Andiamo quindi a prendere la parte centrale della fotografia di prima, ritagliarla e fare uno zoom del 400% e metterle uno a fianco all'altro. E andiamo a notare che sì, c'è un leggero aumento di nitidezza, ma non è neanche così abissale la differenza. Questo vuol dire che questa lente già a tutta apertura presenta una nitidezza veramente niente male. Per chi cerca una lente da ritratto premium, pensiamo che questa sia una tra le migliori alternative in casa Fuji, perché appunto un 56 mm per via del fattore di crop diventa un 85, quindi la classica lente da ritratto. E f1.2 la posiziona nel settore premium delle lenti, ad un costo comunque di 800 euro, quindi se vogliamo quasi 1000 euro in meno rispetto alle equivalenti f1.2 nel mondo Canon o Nikon per full frame. Quindi a questo prezzo, a questa compattezza, a questo peso è una lente che per chi fa ritratti è assolutamente da comprare. Grazie per aver visto questa unboxing e prime impressioni del 56 mm f1.2 di Fujifilm. Un saluto da The Italian Maker.